Agguato mortale in Sud Sudan. Due operatori umanitari che lavoravano per Medici con l'Africa QAM sono stati uccisi in un'imboscata al loro veicolo a Irol West. Le vittime sono Moses Macker, 35 anni, nutrizionista, e Abraham Gulung, 31 anni, autista. Entrambi erano impegnati in progetti sanitari dell'organizzazione italiana che ha sede a Padova. Siamo in collegamento con Chiara Scanagatta, che è responsabile dei progetti in Sud Sudan per il QAM. Ecco, l'agguato è avvenuto lunedì, ma ne è stata data notizia solo ieri. Cosa sappiamo di questa drammatica aggressione? Conosciamo i responsabili di questo duplice omicidio? Allora sì, l'evento è accaduto nel lunedì pomeriggio, quindi poi ora che le persone sono riuscite a tornare al nostro compound, quindi le notizie sono arrivate un po' più tardi. La dinamica è un po' più chiara, i responsabili non si conoscono ancora, sono comunque probabilmente dei gruppi di allevatori che si spostano nella zona e che non sono nuovi a questo genere di attacchi. Purtroppo l'insicurezza nella zona, le faide tra famiglie diverse in cui a volte capita di incappare, non sono una novità. La polizia ha ricevuto tutti i report, sta facendo le sue indagini e aspettiamo l'esito di questi accertamenti. Ecco, l'agguato era, diciamo, a scopo di rapina, volevano portare via, non so, dei macchinari, l'auto degli operatori sanitari. Qual era l'obiettivo di questo agguato? Ma questo non è chiaro, diciamo che non è stato rubato nulla, questo anche forse perché poi sono scappati e non hanno ritenuto sicuro tornare sul luogo dell'attacco. Poteva anche essere un motivo di vendetta, appunto queste faide tra clan. Il giorno prima c'erano stati degli attacchi ai danni della contea vicina di Rumbekist, poteva essere una vendetta verso la contea di Irol West di cui appartenevano i nostri operatori. Ecco, chi erano i due collaboratori sud-sudanesi rimasti vittime di questo raid che operavano con la vostra organizzazione? Li conosceva di persona? Sono appena rientrata da una missione di supervisione, quindi avevo proprio svolto un po' di attività con loro, avevamo fatto delle riunioni, avevamo visitato insieme una struttura sanitaria, quindi sì, li conoscevo entrambi di persona. Moses era uno dei nostri nutrizionisti, lui si occupava di supervisionare e supportare i servizi di prevenzione e trattamento della malnutrizione acuta sul territorio, quindi nella zona di Irol West noi supportiamo 10 strutture sanitarie periferiche, tutte queste strutture erogano servizi nutrizionali e Moses li supervisionava regolarmente, garantiva che tutti i supplementi nutrizionali arrivassero nelle strutture a tempo debito, raccoglieva i dati, faceva formazione al personale incaricato di prestare i servizi, quindi era sempre in movimento in questa e lunedì era appunto di rientro da una di queste missioni di supervisione. Abram invece era uno dei nostri autisti e l'autista è una figura fondamentale in Sud Sudan perché è colui che ti accompagna ovunque, che conosce le strade, sa come raggiungere le strutture anche più remote, anche quando piove, quando c'è molto fango, quando sembra impossibile passare. Sono tutti i nostri autisti dei ragazzi del posto, molto, molto bravi, anche molto intraprendenti e che ti accompagnano e che sono una vera e propria sicurezza in queste situazioni. E Abram, appunto, lavorava con Mose e se lo accompagnava nelle sue missioni. Da quanto possiamo dedurre dalle sue, diciamo, dalle sue parole iniziali, questi due operatori sanitari non erano un obiettivo, diciamo, specifico, degli assalitori, ma sono rimasti vittime probabilmente di una guerra fratricida che coinvolge la regione. Ecco, la regione in cui è avvenuto questo raid è particolarmente critica. Conoscevate i problemi di insicurezza o c'è stata una sottovalutazione del rischio? No, i problemi di insicurezza, diciamo che in questo contesto a noi sono noti e proprio per questo ci si muove in convoglio e questo infatti è stato anche il caso di lunedì. Prima di muoversi si cercano sempre informazioni, si contattano le autorità locali, le comunità, i referenti delle varie strutture sanitarie, magari se io devo andare in quella struttura sanitaria, contatto il referente e cerco di raccogliere informazioni sull'area, quindi si prendono sempre queste informazioni.
poi purtroppo con un evolversi anche molto rapido di questa conflittualità interna c'è sempre un margine di incertezza. Ricordiamo che Medici con l'Africa QAM è tra le maggiori organizzazioni non governative sanitarie italiane per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Dal 1960 porta soccorso proprio alle comunità più bisognose e realizza progetti a lungo termine in un'ottica di sviluppo. Quali sono le attività in Sud Sudan? Allora, in Sud Sudan noi abbiamo un intervento abbastanza ampio perché siamo presenti in 12 diverse contee. In 11 di queste supportiamo tutti i livelli del sistema sanitario, dalla comunità alle strutture sanitarie periferiche fino agli ospedali. Supportiamo un totale di 5 ospedali, 135 strutture sanitarie periferiche e abbiamo una rete di quasi 2000 operatori sanitari di villaggio o operatori nutrizionali. Come team QAM, che ormai è costituito da diverse nazionalità, non solo italiani, ma anche africani di altri paesi e anche tanti sud-sudanesi, saremo sulle 150 persone. L'agguato mortale, diciamo, di lunedì cambierà i vostri programmi o continuerete a operare in Sud Sudan e in quella regione? Fermo restando che la sicurezza degli operatori è chiaramente un principio cardine e inamovibile dell'organizzazione, quindi l'organizzazione lavora là dove la sicurezza dei suoi operatori è garantita. Fermo restando questo, come QAM cerchiamo di garantire la nostra presenza anche in situazioni estremamente complesse come quella del Sud Sudan. Il Sud Sudan è stato in guerra civile dal 2013 al 2018-2019, siamo ancora all'inizio del processo di pacificazione, resta un contesto molto, molto complesso e molto difficile. E come QAM ci siamo impegnati a garantire il più possibile il nostro supporto alla popolazione. È chiaro che qualora le condizioni di sicurezza non lo potessero permettere, l'organizzazione farà delle considerazioni insieme alle autorità locali di cui siamo partner. E ringraziamo Chiara Scanagatta, che è responsabile dei progetti in Sud Sudan da parte del QAM, Medici con l'Africa. Invitiamo i nostri spettatori a consultare, a scoprire e a sostenere le attività di questa ONG attraverso i suoi canali, in primis suo sito internet. Ricordiamo anche che il Sud Sudan celebra i suoi primi 20 anni di vita proprio il prossimo luglio. Direi che c'è poco da festeggiare in un paese il più giovane al mondo, precipitato nella guerra civile, ricordiamo nel dicembre del 2013, 2 anni dopo la sua indipendenza dal Sudan. Il conflitto, lo ricordo, innescatosi per una lotta di potere inizialmente tra il presidente Salva Kiir, esponenti dell'etnia Dinka, e il suo vice Machar, dell'etnia Nuer, insomma, il leader della ribellione, ha provocato un'escalation di violenze interetniche, scontri tra le comunità e atrocità nei confronti della popolazione civile, costate finora più di 400.000 morti. L'accordo di pace raggiunto nel settembre del 2018 tra governo e gruppi ribelli, che prevede tra l'altro una spartizione dei posti di comando nella politica e nelle forze armate, ha portato a un repentino calo delle ostilità, specie nei dintorni della capitale Giuba, ma nelle regioni appunto periferiche la situazione resta altamente instabile. 4 milioni di abitanti sono stati costretti a lasciare il proprio paese e il 60% della popolazione soffre ancora di insicurezza alimentare e di problemi sanitari che appunto il QAM sta cercando di affrontare con i suoi progetti. Insomma, decisamente un compleanno amaro per il Sud Sudan. Ricordiamo che dal 2013 un totale di 128 operatori umanitari, per lo più sud-sudanesi, hanno perso la vita mentre fornivano assistenza sanitaria e umanitaria in questo paese. Grazie ancora per l'attenzione che ci avete dedicato. Torneremo a occuparci di Sud Sudan, non dimenticheremo i suoi problemi e non dimenticheremo naturalmente di seguire da vicino le attività del QAM. Grazie.